Culture Social Art è qui al Furio Camillo, questo teatro che si occupa di tante cose, non fa solo semplice teatro, non fa solo acrobatica, vedi, me lo ricordo, Roberta fa questo, e insieme al cast, posso dirlo, di Kaleido, che comunque andiamo a conoscere perché sono tantissimi, e come suggeriva una di loro, sembra proprio una foto di scuola, una foto scolastica accademica in questo caso. Allora, presentatevi velocemente così ci conosciamo un po' tutti. Io mi chiamo Rossella. Io sono Maria Bianca. Io sono Carol. Io sono Lisa. No! Silvana. Io mi chiamo Rossella, io sono Marta, io sono Maria Bianca, io sono Linda, io sono Carol, io sono Aurora, io sono Lisa, io sono Silvia, io sono Silvana, io sono Teresa, io sono Alice, io sono Sofia, Roberta, io sono Andrea, Vasili, ciao Viviana, Elisa, Francesca. Io sono Luciano e questo, come dicevi prima, appunto è il cast di Kaleido, che è costituito da parte degli allievi, diciamo, della scuola professionale, parte degli allievi della scuola amatoriale e parte degli insegnanti dell'Accademia Materia Viva Professionale. E quindi un mix di persone che lavorano sempre qui all'interno. Ecco, come nasce proprio l'idea e quindi il lavoro di Kaleido? Allora, il lavoro di Kaleido nasce come uno studio sui colori, uno studio che ci ha visto lavorare insieme per circa un anno e che ci ha portato appunto poi a mettere in scena questo spettacolo che sicuramente rappresenta il colore ma rappresenta anche noi. E di cosa parla questo spettacolo particolare? Parla di come abbiamo percepito, inteso e capito i colori. Ognuno di noi in gruppo ha avuto un colore assegnato e abbiamo cercato di interpretarlo secondo quelle che erano le nostre emozioni, i nostri sentimenti e su come volevamo rappresentarlo in scena. Qual è la parte più difficile che avete trovato nel lavorare insieme? Perché siete tantissimi, cioè ci sono parti e cose difficili. Guarda, in realtà ci siamo divisi dall'inizio in piccoli gruppi, quindi ogni gruppo massimo è stato formato da 5 persone, se non ricordo male, c'è cioè un gruppo che lavorava sul colore blu. E quindi in realtà la difficoltà di questo tipo di organizzazione non c'è mai stata, perché poi ogni gruppo lavorava sul colore, faceva delle riflessioni e portava delle presentazioni agli altri, quindi c'è sempre stato un nutrimento reciproco anche da questo punto di vista. Starete tutti quanti in scena, tutti insieme? Sì. Contemporaneamente, a volte anche contemporaneamente. A volte sì. E qui sono curiosa proprio del contemporaneamente tutti in scena, quindi questa sarà una mia attenzione quando verrò a vedervi, quindi su questo. Perché è vero, c'è il palco grande, però riuscire a coordinare tutti voi è complicato, o sbaglio? Prego Roberta, sì, ce lo dica. Ah, ecco. Diciamo, questa era la finta, facciamo la vera domanda adesso. Allora, io voglio sicuramente ricordare che questo spettacolo va in scena nella rassegna Battiti, sì, che è una rassegna ormai arrivata all'edizione numero 7, è una rassegna internazionale di circo teatro dove ci sono compagnie ospiti da tutte le parti del mondo. Quest'anno in particolare veramente le compagnie sono eccezionali, il livello è altissimo sia tecnico che teatrale, quindi per noi come gruppo è meraviglioso essere veramente in una locandina così importante. La rassegna inizia il 15 novembre e va avanti fino all'8 dicembre. Oltre agli spettacoli ci sono anche dei workshop. Noi saremo in scena, però non te lo dico io perché sennò Andrea non parla mai. 17 novembre. A che ora? Specificare novembre, alle ore? Alle ore 16? No! 18, scusate, ero rimasto al numero 27. Allora, è l'emozione dell'intervista, prego. Allora, noi saremo in scena il 16 e il 17 novembre. Il giorno 16, che è un sabato, siamo in scena alle 21 e il 17 saremo in scena per due volte, una volta alle 18 e una volta alle 21. Era quello che volevo dire, però...
Vabbè, siamo sicuramente certi dell'orario e di partecipare comunque a Battiti. Detto questo, io vi ringrazio, l'abbiamo fatta molto veloce, ma perché siete stati bravissimi, e quindi l'unica cosa che mi resta da farvi è un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie.